Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale L'Angolo degli Scomparsi, dove ogni martedì e domenica tratto un caso di scomparsa che ad oggi è rimasto ancora irrisolto. Innanzitutto, prima di cominciare, voglio ringraziare tutti quanti per il sostegno che state dando al mio canale e anche se oggi è giovedì, uscirà un nuovo video di un caso di scomparsa irrisolta per ringraziarvi del vostro sostegno. Adesso mettetevi comodi che cominciamo con il caso di oggi. La casa, il nostro porto sicuro. Tra le quattro mura domestiche difficilmente ci viene fatto del male, ma siamo proprio sicuri che è così? Per il caso di oggi ci troviamo in Australia, principalmente a Balmorris, Victoria, dove nasce l'8 ottobre del 1967 Eloise Worledge. Eloise è una bellissima bambina all'epoca dei fatti, che ha 8 anni e come tutti i bambini della sua età gioca, fantastica, sogna anche su un futuro. Però qualcosa cambiò per Eloise. Perché il 12 gennaio del 1976 il fratellino più piccolo, Blake, alle 7:30 del mattino va dai genitori in cucina e dice che Eloise non è più nella sua camera. Eloise si è addormentata nella sua camera, ma al risveglio lei non c'era più, era scomparsa letteralmente nel nulla. Ma com'è possibile? Ovviamente i genitori, presi dal panico, contattarono immediatamente la polizia che giunse sul posto per effettuare i primi rilievi. Da subito notarono nella camera di Eloise che non ci furono stati segni di colluttazione, segni di effrazione o comunque sia segni di lotta. Quindi la polizia dedusse che ovviamente la bambina conoscesse almeno la persona che l'ha portata via, anche perché comunque non essendoci segni, diciamo, di lotta, ovviamente conosceva il suo rapitore. Il fratellino Blake disse che quella notte lui sentì qualcosa come dei passi che la polizia collocò come dei passi sulla moquette e lui, il bambino ovviamente 4 anni, interpretò come dei ladri, però ovviamente a 4 anni aveva molta paura e appunto non disse nulla quella notte, anche perché non immaginava assolutamente che Eloise, la sorellina, poteva scomparire così nel nulla. Dei primi rilievi, quindi, fatti dai poliziotti, si giunge che sicuramente chi ha portato via Eloise è una persona che lei conosceva molto bene. Ci furono diverse testimonianze, le testimonianze dei vicini di casa, quindi che giustamente non mancano mai in questi casi, e molte persone dissero di aver visto un'auto verde che sfrecciava a lunga velocità verso appunto la strada principale verso le 2 del mattino di quel giorno. Un'altra testimone, una certa Anne, ha detto che appunto aveva visto un giovane camminare vicino al recinto di casa dei Worledge e appunto un'altra testimonianza di un'altra vicina di casa dice di aver appunto visto un ragazzo che saltava la recinzione della casa dei Worledge. Tutte queste testimonianze che ovviamente insomma sono utili per le indagini, però gli inquirenti non è che non credettero, avevano sempre in mente la pista che la bambina in realtà fosse stata portata via da qualcuno che conosceva, anche perché analizzando bene la camera della piccola fu notato che la zanzariera era tirata su, la finestra era aperta e il foro era stato tagliato dall'interno, non dall'esterno. Quindi Eloise non poteva essere stata presa dall'esterno, ma bensì dall'interno della casa. I sospetti, quindi, a questo punto, come potete immaginare, ricadono sulla famiglia, quindi principalmente
sui genitori di Eloisa, su Lisey, il padre, e la mamma Patsy. E venne fuori che i due coniugi erano da un po' di tempo, diciamo, in fase di separazione, perché entrambi avevano delle relazioni extraconiugali. E quella stessa mattina il padre Lisey doveva abbandonare il tetto coniugale, quindi era in procinto di andare via. Questi sospetti, appunto queste affermazioni, fecero insomma accendere un barlume nella polizia, che giustamente già sospettava di qualcuno che conoscevano, così proprio avevano, non dico la conferma, ma si stavano più che altro avvicinando alla soluzione, diciamo così. Però la bambina non si trovò, la bambina ancora ad oggi non si seppe più nulla, quindi sparì letteralmente nel nulla, come se fosse stata inghiottita. E questo caso, diciamo che all'epoca nelle famiglie australiane insomma fece molto scalpore, e iniziarono magari a chiudere bene le finestre e le porte di casa, perché pensavano che c'era magari anche qualche predatore all'esterno che poteva comunque sia portare via dei bambini. Quindi si instaurò anche questa dinamica, soprattutto nell'Australia degli anni 70, la gente capì che forse era meglio non fidarsi neanche appunto di chi c'era in casa, per modo di dire, ecco. E ad oggi questo caso è un caso ancora irrisolto. La mamma di Eloisa, quindi Patsy, ha sempre ritenuto che il marito fosse, tra virgolette, diciamo, coinvolto nella sparizione della piccola Eloisa, perché quel giorno lui doveva andare via, quindi per ritardare, diciamo, la venuta partenza del marito, quindi, insomma, del futuro ex marito, avesse, insomma, fosse stato, diciamo, implicato in questo caso di scomparsa. In realtà non ci furono mai stati dei sospettati, perché delle prove concrete non ci furono mai state. Venne anche ipotizzato il fatto che il foro, che insomma si deduce sia stato fatto dall'interno e non dall'esterno della camera, sia stato magari di qualcuno al di fuori che voleva appunto portare via Eloise, per far credere che magari sia stato qualcuno all'interno della famiglia. Però questa ipotesi non fu presa per niente sul serio dalla parte della polizia. Sta di fatto che a distanza di tantissimi anni, di più di 40 anni, di Eloise Warledge non si seppe più nulla, e ancora non si sa nulla. Ovviamente le indagini sono andate avanti, poi si arriva a un punto in cui purtroppo arriva anche l'archiviazione del caso, quindi rimane ed è rimasto ancora purtroppo un cold case. Che fine ha fatto Eloise e come è riuscita ad andare via dalla camera, quindi come l'hanno, insomma, portata via dalla stanza, e il corpo di Eloise, perché il corpo di Eloise è stato cercato dappertutto e non è stato trovato, sia nei paraggi, le ricerche sono state anche comunque sia diciamo fatte a un lungo raggio, ma niente, pozzi, buche, il corpo di Eloise non fu mai trovato fino ad oggi. La mamma Patsy è venuta a mancare nel 2017, quindi senza aver mai saputo effettivamente che cosa fosse successo alla figlia. In una recente intervista lei disse che ormai era, come si dice, rammaricata, nel senso che ormai aveva insomma appreso della scomparsa della figlia e si era fatta, diciamo, tra virgolette, una ragione. Ognuno dimostra il dolore ovviamente come meglio crede. Io penso che alla scomparsa di un caro non puoi fartene una ragione, perché comunque sia, finché non si trova un qualcosa, tu non puoi sapere questa persona effettivamente se c'è ancora o non c'è più. Quindi però ovviamente ognuno diciamo reagisce al dolore come meglio crede. E questo è il caso di Eloise Warledge, che è sparita in una notte d'estate, così nel nulla, senza che nessuno sapesse niente e senza che nessuno, ovviamente, senza nessuna prova
di sospettati o di colpevoli e senza neanche purtroppo il ritrovamento del corpo. Io credo che questo caso purtroppo, Eloisa non sia più con noi, perché comunque sono passati tanti anni e anche perché effettivamente se la ragazza, insomma, fosse stata rapita, cresciuta, insomma, all'età 8 anni più o meno, non hai 2 anni, quindi capisci già qualcosa, si sarebbe fatta vivo, comunque sarebbe scappata o qualsiasi altra cosa, ma io spero sempre che le persone scomparse siano in qualche angolo del mondo, sinceramente, però in questo caso non lo so, ci sono troppe cose strane. Allora, questo è il caso di Eloise Warledge, che mi ha molto colpito più che altro per il fatto che una bambina è sparita tra le mura domestiche, quindi non al di fuori, attratta da qualche predatore seriale o sparita, non so, in qualche centro commerciale all'esterno, è sparita dentro casa sua mentre stava dormendo. Allora, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti di questo caso australiano. Io vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale attivando la campanellina se ovviamente siete interessati a queste tipologie di tematiche, e vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto. Ci vediamo con un prossimo caso di persona scomparsa irrisolta. Ciao a tutti ragazzi!